L'orto urbano sociale realizzato da Uniat APS Nazionale, associazione di promozione sociale impegnata nella tutela del diritto alla casa e nella promozione di attività culturali sui temi ambientali, è stato intitolato ad Antonio Ortolano, storico sindacalista della UIL Pescara e in Abruzzo. Sarà gestito da una cooperativa sociale con l'obiettivo di produrre ortaggi ad uso domestico. Dunque progetto dalle profonde finalità. Pascucci, qual è la ratio di questa iniziativa? Allora, è un progetto che puntava a sperimentare il superamento di alcune fratture sociali tra cittadini e pubbliche amministrazioni, anche attraverso quello che può essere rappresentato dall'orto sociale urbano, cioè si tratta di agricoltura urbana. Abbiamo sperimentato una figura fisica come un cittadino di riferimento del quartiere per ricostruire in modo paziente un rapporto di relazioni e di fiducia con l'amministrazione dei luoghi e dall'altra un luogo concesso dall'amministrazione locale da restituire alla collettività di quel quartiere, ai residenti. Lombardo, questa è sicuramente una mattinata significativa perché si ricorda uno storico dirigente che ha fatto cose importanti per l'Abruzzo. Assolutamente sì, Antonio Ortolano è stato segretario generale della UIL di Pescara, è stato un dirigente per la UIL fondamentale, ha contribuito a far crescere questa organizzazione non solo a Pescara ma a livello regionale. Ci è sembrato un atto dovuto, sentito e anche moralmente partecipato da tutta l'organizzazione nel tributargli questo riconoscimento e quindi abbiamo deciso di intitolare questo orto urbano a lui. Fabiola, papà ha lasciato il segno indubbiamente in vita e questa giornata ne è la palese dimostrazione. Sì, cioè io chiaramente insieme alla mia famiglia sono contenta di questo riconoscimento che è stato dato a papà, anche perché papà, oltre a aver dedicato la vita al sindacato, quindi alla missione sociale, alla missione non solo dei lavoratori ma all'integrazione, all'assistenza, soprattutto papà lo ricordano tutti per la sua capacità di comunicazione, di parlare, di ascoltare le persone, quindi una grande dote di ascolto. Poi anche il fatto che sia un orto, non a caso, non tanto per il cognome, per l'omonimia, ma quanto papà aveva anche questa passione, gli piaceva proprio dedicarsi nel tempo libero alla campagna, alla natura e a questo contatto, quindi credo che il binomio sia perfettamente riuscito.